scusa Gianluca, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già mandato a fanculo. Ma papà, non si usa più bussare? Hai ragione, scusa, colpa mia, quando c'hai ragione, c'hai ragione. Chi è? Sto cazzo, chi deve essere Gianluca? Scusa, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già detto che sei rincoglionito. Sì papà, me l'hai già detto, va bene, adesso scusami, ho da fare. Scusami, hai ragione. Stai a fare Gianluca? Stavo cercando in streaming la solita commedia Inferno di Biggio e Mandelli perché volevo guardarlo. Papà? Papà? Ma porca puttana Gianluca, ma come cazzo stai? Ma non lo sai che scaricare i film da internet è un atto criminoso? Bisogna vederli al cinema i film, perché al cinema è un momento di condivisione, è un momento di apertura, mentre tu stai sempre dentro questa stanza puzzolente a cercare i pulsanti di Facebook. Tu sei un hater, Gianluca! Sei un haters! Sei un hater! Sei sempre qua che hateri! Hateri la gente, hateri tutti! Sei sempre negativo! Apriti, Gianluca! Apriti! Dai cazzo, che papà ti porta al cinema! Ma adesso? No! No, adesso! Tra 5 anni, Gianluca! Tu cominci a prepararti! Va bene! Vaffanculo, certo che te porta adesso, Gianluca! Ma perché c'ho un fio stronzo io? Perché c'ho un fio che assomiglia a quello rincoglionito del volo? Mai che il volo lo fa lui dalla finestra, vaffanculo! Dai cazzo! Dai cazzo, Gianluca, infilati, che dove cazzo te pare, Gianluca? Che cazzo stai a fare? Ma come si cerca nei posti? Così, ma pare che non sei mai stato al cinema! Ciao ragazzi, ciao Chicco, come stai? Tutto a posto? Hai fatto quell'operazione di prostata? Eppure io. Ma c'ho 2 carburatori al posto delle palle, sempre col cazzo appennato. Ma che cazzo ridi che l'ultima volta che hai scopato c'è stava Farcauna a Roma? Non ti gira, lascialo perdere, Gianluca. Papà, ma sei sicuro che è la sala giusta questa? Certo. Ma questi sembrano gli spettatori che sarebbero venuti a vedere la solita commedia Inferno di Biggio e Mandelli, secondo te? Sì, Gianluca, sì. Ma papà, perché sulle poltrone ci sono delle macchie croccanti? Delle macchie? Croccanti. Cazzo ne so Gianluca, ma che ci stanno le macchie? Perché questa è l'esperienza del cinema, della condivisione, dell'esperienza del 3D, questo è meglio del 3D, le poltrone spruzzanti sono Gianluca, ma che cazzo ne sai che stai sempre dentro quella camera puzzolente a cercare i postoli di Facebook? Condividi l'esperienza del cinema, adesso state zitto che comincia questo inferno, dai Chicco, ma fai partire il film, dai cazzo. Farò un besimitio rum, ci vengo in faccia. Che ti vuoi di testa? Cazzo vuoi? Perché parlano in tedesco? Che cazzo ne so Gianluca, perché il film è un film d'arte, il tedesco è il film del festival, capito, d'autore, state zitto Gianluca, fammi vedere il film e condividi, cazzo, perché non condividi mai? Porcacci sua, che l'ha messo. Papà, ma cosa gli sta facendo a quella lì? Che gli sta facendo secondo te? Ma io non voglio guardare papà. Devi guardare Gianluca, questo perché se poi perdi in una scena non capisci niente Gianluca, guarda che bello cazzo. Ciao, ti sei lavato il pisello? Papà, mi ha chiesto se mi sono lavato il pisello. Rispondi che educazione, mica ti ha chiesto soldi o quant'altro, cazzo. Ma state zitto che sto a guardare il filmone, cazzo. Sì, bravo, bravo. Papà, cazzo, mi abbraccia. E tu condividi l'apertura del cinema, ma... apriti, cazzo. Ma mi tocca. E fatti toccare, Gianluca, che te frega. Devi aprirti, apriti. Apri, non si preoccupi che è Gianluca questo. Ma anche quello dietro, papà! E fallo toccare, condividi Gianluca, apriti! Papà, ma mi sta toccando! Ma non ti si indurisce lo sponge, bobbo! Sempre con qua spugnetta, stai lì in mezzo! Ammazzo, e questo voleva vedere l'inferno dei Biggio e Mandelli, sti duri incoglioniti con quel film popopopo di merda, con la canzone che è ancora peggio, che ha rovinato pure Sanremo! Questo è il film! Questo è il film popopopo bello! La solita commedia. Vaffanculo Gianluca, mi hai rovinato il film. Non ci ho capito un cazzo, continuo a fare cose ansimando. Ma vaffanculo, statene a casa. Dal 19 marzo al cinema. Ciao a tutti, dopo il grande successo di Cenerentola che ha incassato, pensate, 130 milioni di dollari in tutto il mondo nel giro di 3 giorni, la Disney ha ufficializzato l'uscita in sala di La Bella e la Bestia, altro live action di un classico animato. Uscirà il 17 marzo del 2017, Emma Thompson e Kevin Kline si sono infatti aggiunti già
Agli annunciati Emma Watson, Belle, Luke Evans, Gaston, Dan Stevens, Bestia e Josh Gad, LeFou. I due attori premio Oscar saranno rispettivamente la signora Potts, ovvero la meravigliosa Teiera, e Maurice, il padre di Belle. Per oggi è tutto, ricordatevi di scaricare la nostra app sia per iPhone che Android. Ciao!